La zona industriale e artigianale D3 di Alessandria si espande in direzione via della Maranzana, praticamente al quartiere Cristo. I cittadini sono combattuti tra quelli che considerano l'insediamento logistico da 92.000 metri quadrati un'occasione di modernizzazione che creerà nuovi posti di lavoro e quelli che invece sono esterrefatti per la velocità con cui sono stati abbattuti centinaia di alberi, praticamente un boschetto, un parco comunque molto amato, soprattutto da chi svolgeva attività fisica all'aperto in mezzo al verde in zona, molto dispiaciuti anche pensionati, anziani che andavano a passeggiare da decine d'anni in questo parco cittadino. La nascita del nuovo polo logistico fa anche nascere sentimenti opposti, anche tra marito e moglie. Quando ci siamo recati sul posto in via della Maranzana, lui era positivamente colpito dalla velocità con cui le ruspe e tutti i tecnici e gli operai stavano lavorando. La tesi finale: non si può fermare il progresso e poi abbiamo bisogno di posti di lavoro. La moglie, invece, visibilmente contrariata e commossa, diceva: ma si può abbattere centinaia di alberi per creare un polo logistico che aumenterà il traffico e che alla fine ci ha tolto uno degli angoli più belli di questa parte del quartiere? Ma poi, in linea d'aria, siamo così vicini all'area PAM, poche centinaia di metri, come mai all'Europista non si può costruire un polo logistico e qui sì? La risposta invece è molto semplice. L'area interessata dall'intervento risulta edificabile per usi industriali già dal 2016. Il piano regolatore generale del comune di Alessandria prevede la destinazione d'uso ad aree per insediamenti artigianali e deposito, oltre che spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport. Nell'area di circa 92.000 metri quadrati ci sarà un capannone di oltre 54.000 metri quadri. La superficie complessiva è di circa 133.000 metri quadri. Sarà cambiata viabilità e parcheggio per uso pubblico e arriverà a coprire quasi 15.000 metri quadri.